Raga, questo polpettone è troppo buono. Oggi polpettone di carne al pomodoro. Per fare questa ricetta ci serviranno carne macinata di manzo e suino, fette di pan carré, pan grattato, parmigiano, passata di pomodoro, olio, noce moscata, zucchero, sale, cipolla e un uovo. Iniziamo preparando il sugo. Mettiamo un po' di olio nel pentolino e rosoliamo la cipolla. Aggiungiamo adesso la passata di pomodoro, un pochino di zucchero e il sale. Mescoliamo e facciamo cuocere per 5 minuti. Quando il sugo è pronto, ci sbricioliamo dentro le fette di pan carré. E le facciamo ammorbidire bene. Adesso mettiamo in una ciotola il macinato, l'uovo, parmigiano, sale, noce moscata e il pane con il sugo. E adesso impastiamo bene. Adesso aggiungiamo un foglio di carta da forno con un pochino di olio. E cospargiamo con un pochino di pan grattato. Ora versiamo la nostra carne e diamo forma al polpettone. Aggiungiamo un pochino di pan grattato in superficie e adesso mettiamo dentro la pirofila e mettiamo in forno. Adesso cuociamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti. I primi 20 minuti chiuso nella carta da forno e gli altri 20 con la carta aperta. Ed ecco il polpettone di carne al pomodoro. È buonissimo, amici, è troppo buono. È morbidissimo. Ciao! Questo polpettone è troppo buono!